Buongiorno, scusa, ma purtroppo questo disguido di orari ci ha impedito di effettuare il collegamento durante la conferenza stampa. Però Marco ha registrato tutte le questioni tecniche affrontate dall'avvocato giudice Andrea, qui al mio fianco, e quindi ti invierà documentazione per eventuali atti nelle sedi più opportune, ma comunque ci teniamo in poi stretto contatto in maniera tale che poi ci servono altre informazioni. Quindi, lascio a te dire qualcosa, siamo rimasti solo noi, ma insomma... Sarò velocissima, allora io intanto vi voglio ringraziare tutti per lo straordinario impegno che state mettendo da anni. Volevo solo dirvi che c'è la mia massima disponibilità a presentare atti parlamentari, a presentare ovviamente mozioni, interrogazioni, interpellanze e tutto quello che possa servire per mettere in luce una situazione di radicamento mafioso nel territorio trentino e soprattutto far crescere la consapevolezza sociale che a mio avviso non è ancora sufficientemente sviluppata. Il Movimento 5 Stelle ha avuto, ci tengo a dirlo, la lungimiranza e anche il coraggio di occuparsi di questi temi, pur sapendo, e voi lo sapete molto meglio di me, pur sapendo che si tratta di temi che non portano consenso, soprattutto consenso elettorale, non lo portano, perché di fatto impauriscono la popolazione nonostante le sentenze riconoscano la presenza dell'organizzazione criminale sul vostro territorio, ma molto spesso si preferisce non vedere. Per questo motivo, dall'inizio della legislatura, per quanto mi riguarda, io ho già depositato 8 interrogazioni parlamentari, di cui è stata risposta solo ad una, sulla richiesta di chiarimenti per quanto riguarda la natura processuale della non presentazione di un rito abbreviato, e il Ministero ha detto che va tutto bene, che non c'è da preoccuparsi, che la situazione è sotto controllo per quanto riguarda il processo perfido. In realtà le cose non stanno così, perché sta emergendo sempre di più un radicamento tra politica, imprenditoria, caporalato industriale, sfruttamento del lavoro, e ovviamente sta emergendo sempre più spesso, anche se da 30 anni che questo radicamento ha avuto la possibilità di svilupparsi al meglio senza che nessuno muovesse un dito per impedirlo. Chiudo dicendo che ovviamente dalla scorsa legislatura, con i colleghi Fraccaro, Morra, Businarolo, con la Commissione Antimafia, io ho voluto fermamente che venissimo sul vostro territorio per ascoltare le vostre voci, chi conosce la realtà, e far capire che non avete gli anticorpi, nessun territorio italiano ha gli anticorpi, ma anzi serve un'attenzione tripla, perché purtroppo è molto difficile adesso distinguere i buoni dai cattivi, visto il livello anche di camaleonti che sono presenti anche dentro le istituzioni. Quello che voglio dire è che noi, per quanto mi riguarda, per me è importante che la politica continui a sollecitare, a fare da sentinella per individuare le cause e i fattori che hanno ovviamente favorito l'instaurarsi di questo fenomeno criminale, mafioso, organizzato, e provare a intervenire sulle cause per estirparle. Io credo che la politica sia sempre stata passiva molto spesso ha agito solo per trarre consenso, anche attraverso ovviamente questi legami criminosi e questa organizzazione criminale. Quindi diciamo che la politica non si è limitata ad agire in relazione con la criminalità, non solo nell'area del distretto del Porfido, ma anche a distretti adiacenti, perché ovviamente non possiamo di certo pensare, dopo quello che sta accadendo, che le imprese, gli imprenditori
operino distaccati da quello che è un sistema finanziario bancario e dall'attività legislativa che sta avvenendo a Trento. E, ovviamente la politica è la prima ad avere delle responsabilità e ovviamente quando parliamo di politica io mi rivolgo all'organo legislativo ma anche all'organo esecutivo, quindi c'è una corresponsabilità. Quindi per quanto mi riguarda io sono al vostro fianco, ci terrei moltissimo a venire sul territorio. Venire anche nelle cave, venire a toccare con, come si suol dire, con mano quello che voi conoscete, quello che vivete e soprattutto portare, tutte queste conoscenze di nuovo a chi di competenza, perché lo ripeto ancora una volta, il primo che deve studiare è il legislatore e non può di certo voltarsi dall'altra parte con un radicamento così pericoloso che va a inquinare ovviamente i territori sani, ma soprattutto a prendere in giro i cittadini e le cittadine. Quindi ecco, per dire questo, ringrazio anche Alex Marini per tutto veramente lo straordinario lavoro che ha fatto sul territorio e ci sono già, ve lo dico e ve l'anticipo, delle interrogazioni che ho intenzione di presentare anche alla luce del materiale che mi farete avere, ma anche alla luce di ultime notizie che sono emerse e su improvvise morti che ovviamente meritano una giusta attenzione. Grazie, grazie Grazie, grazie Giacomo. a te. Molto giusto. Ciao. A voi, grazie, grazie.